Genoa-Juventus, garanzia di ritmo e spettacolo e non solo per il pirotecnico precedente più recente, tanto amaro per la gestione Ranieri. Il successore del Romano si presenta al Ferraris senza trequartista, Diego ancora fuori, Uso, Giovinco in panchina e così opta per una sorta di 4-1-3-2 con Camoranesi libero di spaziare sul centro-sinistra e rientrante Felipe Melo davanti alla difesa. Gasperini risponde con il solito 3-4-3, leggermente più guardingo sulla carta. Lo testimonia la scelta di Mesto nel tridente con Floccari e Sculli in panchina Crespo. Subito arrembante sulla corsia di sinistra il Genoa, ma già al sesto è la Juventus a gelare il pubblico di Marassi. Azione di Marchisio sulla sinistra, cross arretrato che coglie la difesa genoana troppo bloccata, ma ciò che manda tutti fuori tempo è il geniale velo di Camoranesi. Tutti, eccetto Iaquinta, che incrocia con un raso terra che vale l'1-0. Al decimo ci prova Mauri dal limite del vertice destro dell'area. Il brasiliano si libera della marcatura, ma la sua conclusione non impensierisce Amelia. Passa un minuto e il Genoa si riprende. Grande azione centrale di Milanetto che serve sulla destra lo smarcato Mesto, ma la chiusura di Grosso è provvidenziale. Non c'è un attimo di sosta e sarà così per tutto il primo tempo. Amaury di testa svetta più in alto di tutti, ma non trova la porta. Dall'altra parte il Genoa prende coraggio e cresce di minuto in minuto. Poco prima della mezz'ora Milanetto raccoglie un rinvio corto di testa di Allegro Taglie, ma calcia fuori. Quindi ci prova Mesto con una sforbiciata in piena area su cross di Biava, ma la porta è ancora lontana. La Juve risponde con una morbidissima palla di Grosso, ma Amaury non trova il tempo giusto per l'impatto e manda fuori causa anche il compagno di reparto Iaquinta. Soffrono soprattutto sulla fascia destra i bianconeri e proprio sulla corsia difesa da Grigera nasce il gol del pareggio. Strepitosa sgroppata di Sculli, Lecieco e Poulsen gli consentono di crossare perfettamente per la testa di Mesto, che per l'occasione si trasforma in Mark Hatley. La parte di Collovati la fa Grosso e di fronte a una conclusione del genere nemmeno Super Buffon può nulla. È l'1-1 che riapre i giochi. La Juve reagisce subito con Iaquinta, ma il destro del capocannoniere juventino termina sul fondo. Il ritmo sale, ma si va sul riposo con la gara in perfetto equilibrio. Al rientro dagli spogliatoi Gasperini toglie Floccari per Crespo. Subito Juve in apertura, incursione di Marchisio sulla sinistra, Amelia risponde in parata bassa. Passa un minuto Iaquinta, si mangia il gol del vantaggio, scatta in posizione regolare ma solo davanti al portiere, non trova il tempo per il dribbling e sulla successiva conclusione grazie a Amelia che si salva di piede. Sfortunato per l'attaccante bianconero quando scivola sul perfetto cross di esterno destro di Camoranesi, ispiratissimo l'italo-argentino, sul successivo corner impatta il pallone di testa ma manda alto. A metà ripresa Gasperini ha già esaurito tutti i cambi, dentro Papastatopoulos per Modesto e Carja per Milanetto. Lascia troppo spazio la retroguardia juventina, Sculli che al 70° dal limite lascia partire un missile mancino che coglie preparato Buffone in deviazione plastica. Juve sempre pericolosa sui calci piazzati, solita palla liftata di Grosso, Iaquinta conclude a rete ma Saccagna annulla per un fuorigioco perlomeno molto dubbio. Dal possibile vantaggio della Juve al sorpasso reale del Genoa, Mesto dopo aver timbrato manda in gol il beneficiario è Crespo che sul cross dalla destra del compagno sbuca le spalle di Chiellini, va in anticipo di testa sulle grottaglie. Buffone battuto, Ferrari inserisce Giovinco per Marchisio, alla formica si appiccica immediatamente Rossi, poco dopo spazio anche a Trezeguet al posto di Amaury. Annullato ancora per offside il secondo gol bianconero, a battere Amelia questa volta è Chiellini, mentre il giocatore segnalato in fuorigioco è Trezeguet, millimetrica anche se corretta in questo caso la decisione del collaboratore. Ma il 2-2 nell'aria, ancora la morbidezza del tocco di Grosso da calcio piazzato, sponda di testa di Chiellini per Trezeguet che sigla il secondo gol in tre partite, il più pesante. Sul tocco del difensore, il francese dietro la linea della palla, nessun dubbio, situazione di nuovo in parità. Palpitanti gli ultimi minuti, tra errori a centrocampo e ripartenze fulmine, ma il risultato non si sblocca più. Un gol in meno rispetto all'ultimo precedente, buon per la Juve, non più a punteggio pieno ma probabilmente convincente come in poche altre occasioni. La sensazione dell'occasione sprecata per gli uomini di Gasperini in condizioni fisiche smaglianti, ma troppo disattenti sulle palle inattive. Errori da bandire se l'obiettivo è un ulteriore salto di qualità.